Chi sono i Borgini? I Borgini sono i discendenti dei Borgia in senso spirituale, quanti operano come a suo tempo avevano operato il Papa Alessandro VI Borgia, Rodrigo Borgia e tutta la sua corte familiare con annessi cardinali di chiara fama del tempo. Ma certe cose accadevano solo in un certo periodo storico? No, assolutamente no, ci mancherebbe altro, purtroppo. Magari fossero successe soltanto in quel periodo. Tuttora ecco perché si chiamano i Borgini. Allora con Borgia basta esaminare un interessante articolo di Paolo De Otto, per esempio lo si trova in internet, che è un affresco molto ben documentato sul comportamento del Papa Borgia, dei cardinali che l'avevano eletto e della corte familiare, quindi con interventi. Allora bisogna ricordare che il papato aveva il potere temporale, quindi agiva proprio a livello temporale, quindi con decreti, con addirittura condanne a morte, mentre ormai il potere temporale è ovviamente scomparso, è rimasto giustamente il potere spirituale. Quindi con interventi proprio direi di politica economica, sociale, ecclesiastica, intervenivano nel tessuto non solo italiano, ma con le alleanze a livello chiaramente potremmo dire mondiale del tempo, con l'Inghilterra, con la Francia, con la Spagna. Quindi non è vero che sia sempre lo Spirito Santo a scegliere un Papa? Ecco, questa è una fake news che viene diffusa in particolare dal Vaticano Massone, quindi far intendere, e lo scopo è quello di far intendere, che ogni Papa sia una scelta dello Spirito Santo, mentre noi sappiamo dalla Sacra Scrittura, dagli Atti degli Apostoli, che lo Spirito Santo è sceso sugli Apostoli quando erano concordi e assidui nella preghiera, con Maria in particolare. Quindi una preghiera, una chiesa orante ottiene l'effusione dello Spirito Santo. Una chiesa invece politicante, che si occupa degli interessi personali dei suoi membri e del nepotismo, con addirittura in quel tempo, e non solo in quel tempo perché basta leggere le cronache anche di questi tempi, con annesse amanti, cortigiane, cortigiani, e quindi immorale ovviamente non può far scendere lo Spirito Santo. Che poi Dio comunque intervenga a salvaguardia della sua Chiesa scrivendo dritto nelle righe storte, quello è un altro discorso, perché nessuna istituzione umana può resistere ad un'aggressione interna ed esterna, non ha mai resistito. Pensiamo al monolitico comunismo che ha imperversato per 70 anni, quindi potremmo dire scientifico, scientifico come opera ed azione, è durato una settantina di anni, poi è crollato. La Chiesa c'è da 2000 anni, nonostante i peccati di tutti i suoi membri, anche ad altissimo livello. Borgia ne è stato un esempio storico, ma non il solo. Ci mancherebbe altro nel senso che magari non fosse così. La Chiesa è una Chiesa composta da uomini peccatori. Ovviamente vi sono grandissimi santi a compensare questo, pensiamo a San Francesco d'Assisi, pensiamo a Santa Caterina da Siena, San Giovanni della Croce, tanti altri santi, insomma abbiamo un calendario di santi che hanno resistito al vaglio storico. Ma Dio come interviene per sanare certi andazzi? Ecco, pensiamo per esempio al periodo proprio di Borgia, a un Girolamo Savonarola, questo predicatore, che si scagliava contro i peccati della curia romana e predicava veementemente cercando di richiamare alla conversione i peccatori. Pensiamo a Santa Caterina da Siena quando ha scritto al pontefice dicendo il puzzo dei vostri peccati sale fino a Dio. Quindi Dio interviene anche con dei santi, interviene, noi diremo adesso, con l'apparizione mariana, pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, pensiamo anche a Medjugorje, che è la Madonna, regina degli angeli, regina dei santi, regina dei profeti, viene inviata da Dio per richiamare la Chiesa alla conversione, al pentimento, al vivere l'eterna parola di Dio. Interviene, non la lascia comunque sola, sarebbe stata distrutta.
sarebbe stata distrutta già dopo pochi anni, ovviamente composta da peccatori, è stata distrutta. Quindi interviene con dei santi, interviene con apparizioni straordinarie, interviene con moniti straordinari affinché poi la Chiesa si raddrizzi. Pensiamo che Fatima all'inizio era osteggiata ai massimi livelli, quindi si può dire tranquillamente che l'apparizione di Fatima, che Fatima è stata da Dio imposta alla Chiesa, con tutto l'importanza che ha avuto Fatima. Pensiamo anche a Lourdes, eccetera, che all'inizio veniva osteggiata, eccetera. Pensiamo a Medjugorje, tuttora quanta avversione c'è nei confronti dell'apparizione di Medjugorje, perché è un'apparizione che viene a scombussolare i piani del sincretismo religioso, del volemoci tutte bene, non importa sotto che bandiera militiamo, ci teniamo per mano, ci vogliamo bene, questa barzelletta, perché senza Gesù è chiaro, senza me non potete nulla. I grandi santi erano santi che in primis vivevano l'amore verso Dio e utilizzavano il primato di Dio nella loro vita, per quello che venivano perseguitati. Se avessero utilizzato ad esempio il primato del papato, il primato dei cardinaloni, non sarebbero stati perseguitati, anzi Gesù stesso è stato un esempio storico. Da chi è stato osteggiato? Da chi è stato condannato? Dal Sinedrio, che erano i sacerdoti del tempo, come dice Marco nel suo Vangelo, invidiosi per l'opera di Gesù, hanno sobillato la folla, eccetera, quindi con Gesù l'hanno messo in croce. Per cui chiaramente Dio interviene comunque con i mezzi particolari, ordinari e straordinari, ma anche con una pletora di santi che compensano tutti i bidoni che chiaramente abbiamo avuto all'interno della Chiesa, anche ai massimi livelli. Rodrigo Borgia, il famoso Papa a tutti gli effetti, è stato nominato, quindi è Papa, studiamo come Papa, non come un Papa falso, nel senso che la nomina è avvenuta, qualche successo là dentro. C'è per esempio in una serie televisiva piuttosto aderente alla figura storica, è un capolavoro da mettere in risalto, gli scambiotti che sono stati in Vaticano, ti do questo, ti do quello, se mi dai questo voto, eccetera. Ma anche adesso, si parlano praticamente del famoso cerchio magico che ha detto un certo Papa, insomma tutte cose che basta leggere, si trovano sui libri. Quindi, come dice l'Ecclesiaste, come nulla di nuovo sotto il sole. Per cui l'uomo è uguale, cambia la tecnologia, adesso va in macchina, va in aereo, una volta andava a cavallo, andava a piedi, andava col cammello, come volete voi, però l'uomo è lo stesso, quindi con le sue ambizioni, con le sue passioni, con le sue cupidigie e con le sue anche virtù, perché ci sono, appunto, faccio riferimento ai santi famosi, ma anche tante persone che hanno vissuto invece nella comunione di Dio, sforzandosi di porre rimedio ai propri peccati. Grazie.